think that the architecture is a response to human needs. Some of those needs you can measure, you can quantify. So the building is a response if it's a cultural building or it's a building for a corporate headquarters, a museum. The building types are different, but they all respond to a human need. And a lot of those needs you can measure, but some of them you cannot measure. How do you measure the quality of light, the importance of view, the texture of a building, the way it makes you feel, whether it's welcoming or not? Those are the things that you can't measure. They're issues of the spirit, if you like, the poetic dimension. La storia di Sir Norman Foster e quella del suo studio insieme è una storia estremamente contemporanea e capace di dare molte suggestioni su come sta cambiando anche il mestiere dell'architetto. Scompare l'idea, l'immagine dell'architetto creatore ed entra invece l'idea dell'architetto come team manager, come colui che riesce a coordinare un team di lavoro, di persone molto diverse tra di loro, capaci di affrontare e di risolvere un'idea di complessità nel progetto dell'architettura sempre più crescente. A oggi lo studio Foster ha più di 700 dipendenti, ha tutta una serie di sedi aperte nel mondo, a seconda dei grandi cantieri, tra l'Europa, l'Asia e il Nord America. La sede principale è sempre a Londra, al Bankside, Riverside Studio, dove lo studio di Foster, come dire, mantiene la sua centralità, il suo quartier generale. Nella sede centrale è tutto un enorme, grandissimo open space, non ci sono aree separate per i principal o per il direttore dello studio. La struttura, diciamo, è aperta 24 ore su 24 perché lo studio deve essere regolato sui flussi di lavoro e i tempi dei cantieri sparsi in tutto il mondo. Quindi è già una struttura con un'organizzazione del lavoro calibrata sulla globalità. È organizzata in 6 gruppi distinti di progettazione che lavorano indistintamente in tutte le parti del mondo. Ecco perché non si può, come dire, individuare uno stile Foster in termini formali, in termini linguistici, mentre si può individuare, io credo, uno stile Foster nel modo di lavorare, di affrontare grandi complessità, di realizzare grandi aeroporti con un piccolo pezzo di design, una stazione per i voli intergalattici come più alto grattacielo del mondo, in una maniera, come dire, che è sempre la stessa, che guarda al processo, all'ascolto, al rapporto con il committente, a un dialogo continuo con tutte le varie parti di chi lavora al progetto, cercando di mantenere una qualità altissima dal primo all'ultimo momento. Norman Foster nasce nel 1935 a Manchester, da una famiglia di umile estrazione. Il futuro architetto completa la propria formazione alla Yale University negli Stati Uniti, dove conosce Richard Rogers, con cui collabora assiduamente al suo rientro in Inghilterra nel 63. 4 anni più tardi, insieme alla moglie, fonda la Foster & Partners, il celebre studio con cui firmerà le opere più importanti della sua carriera. Sin da principio l'architetto si concentra sull'aspetto tecnologico e strutturale degli edifici, senza però trascurare il valore sociale. Come afferma Foster, l'architettura è generata dai bisogni dell'uomo, che sono bisogni dello spirito, oltre che materiali. Un approccio ben evidente nel progetto del Sainsbury Center di Norwich, il museo inaugurato nel 78 che segna l'inizio della fortuna internazionale dell'architetto. La geometria delle forme e l'uso di materiali leggeri come l'acciaio e il vetro diventano elementi costanti del suo stile, con il quale imprime un segno nel paesaggio contemporaneo e le sue opere ne sono l'evidente testimonianza. Dal Reichstag di Berlino alla City Hall di Londra, dal viadotto di Millau alla sede inglese della Swiss Reinsurance Company. Il 1999 è un anno straordinario per Norman Foster, che vince il prestigioso premio Pritzker e viene insignito del titolo di pari d'Inghilterra dalla regina Elisabetta.